Sono arrivata a casa della Vale e vi faccio l'house tour più figo che possa mai esistere. Allora, partiamo dal salotto. Cioè, ditemi se non è un angolo instagrammabile. Cioè, così, tac. Poi il mini patio con l'orticello, dove hanno i pomodorini, le pesche e tutte le erbe aromatiche. C'è un paradiso. E poi ragazzi, io vi faccio vedere il pezzo forte. Ovviamente Silvia è arrivata, quindi c'è casino. La cucina. Vogliamo parlarne? Vale, ma che casa hai? Oh. A scuola di food blogging da Valeria Eroldi, che ha fatto il gelato di fragole. Abbiamo messo dello yogurt, adesso stiamo facendo la foto artistica. No, Vale. Cioè, raga, ma vi rendete conto dell'impegno? Sembra. No, vabbè. Comunque sta sciogliendo tutto. Sì, lo so. Questa è la dura vita. Assurdo. Comunque, cioè, l'ho rifatto soltanto frullando le fragole congelate. Sì, niente di particolare. Ho messo un po' di limone, ma perché... di lime, scusami. Perché comunque ti dicono di utilizzare un po' di liquido, perché altrimenti rischi di bruciare il coso lì, non per altro. Mm. Le carote, volendo, e abbiamo anche i pinocchi. La Vale nel suo habitat naturale, il frigo. Vedete come scoppia? Comunque ha tirato fuori le caramelle. Sì, era pieno. Controllo qualità della fashions. Va bene, sono belli croccanti. Mettili via. Jimmy fa sì dai costi più un pomodoro che l'altro. Infatti, e infatti io a un certo punto lo guardo e faccio: senti, domani me ne torno a casa. Mi sto proprio giustificare per consumo di pomodori nessuno, va bene? Perché il cane dice, ma non ti riescono? No, no, ma no. La verdura è così. Che buoni. Ma tutti hanno la musica. Prendere un coltello che ho. L'arma. Anco la Madonna. Allora usiamo la parte verde della zucchina. Perché il resto? No, perché in realtà la parte verde, a parte ad essere cromaticamente più bella, però è quella più ricca di polifenoli. Perché i polifenoli sono quelli che danno il colore a frutta e verdura e sono quelli che ci fanno bene. Poi a noi ci piacciono i piatti instagrammabili. Cioè, quindi tutta questa zucchina è quel centro, dopo lo mettiamo in 4 fettine. Sì, ma nel centro dopo lo mettiamo in un sacchettino e lo mettiamo nel freezer e verrà utilizzato nei momenti di tristezza. Rodino. Esatto, no, il minestrone. E fa Julien. Facciamo i cubetti. Facciamo i cubetti così almeno poi dopo li lasciamo tutto a coltello, io il taglia verdure. Senza cuocere, ma io ho uno chef in casa e Se arrivo col tagliaverdure mi mena. Tipo con la mandolina, quelle sì. cose lì. No, no, la non mezza, la mandolina. È tipo una roba che sì, hai i quadrati, fai così e ci sono tutto. Anche le televendite. Esatto, io ho comprato da quello. Vabbè. In realtà me l'ha venduto più Veronica, cioè l'ho vista a casa sua e ho detto lo voglio. Io intanto ciuccio un po' con vai. Facciamo i nostri cubetti, così almeno non li cuociamo neanche, li lasciamo crudi. E sono croccantini. Mm? Sì. Non si cucina? No, li facciamo. Se vuoi li possiamo saltare un po' dentro. Però possiamo anche lasciarli così, tanto. Cioè, vorrei farvi notare la quantità di taglieri. Ah, vabbè, cioè, spieghiamo un attimo la situazione, però. Ok. La Vale ha un compagno che fa lo chef e fa i corsi di cucina. Quindi. Qui. Esatto, quindi noi abbiamo l'armamentario, ovviamente. Per un motivo. Per cucinare. Tante persone, insomma, non è matta che insomma in due cucinano. Qui ci sono i coltelli, per esempio, c'è tipo un arsenale. Poia, direi che cioè io ho un coltello, guarda anche quelli. Sì, sanno fare il loro lavoro, insomma. Caricato di sicuro. Allora, cena quinoa che la Vale ha sciacquato perché. Perché contiene le saponine che la rendono un pochino amara e quindi va sciacquata prima. Ottimo. E adesso la mettiamo su. A bollire. Quanto cucina? Ma deve assorbire l'acqua, quindi vediamo. Ma vai a caso con l'acqua? In teoria sarebbe il doppio del peso, però quindi in questo caso ad occhio. Facciamo tutto molto ad occhio.
Vabbè, se sei abituato a farlo. Una volta. Guarda che bella. Ah, è troppo carina la quinoa. Sì. Poi questa rossa è... Ma sulla griglia? Con la griglia ci facciamo il nostro re, the king. Re Salomone! Adesso dove stiamo a festa... Lo inseminiamo? Esatto. È detto così. Tocca con le mani. Semi di vino. Io che sgrano. Sì, esatto, c'è la musica di sottofondo. Quindi prendo la coda, lo copriamo con la spagnola in modo che si faccia da coperto. Ah, dove stirlo? Lasciamogli il suo spazio, dopo che l'abbiamo inseminato lasciamo che agisca. Che copuli sotto. Allora, l'acqua è stata quasi assorbita tutta, però intanto è pronta, quindi... Ah, è vero, sembrava di più. No. Pomodorini? Ok, il colore ce l'abbiamo. Che bella! Farlo piano piano. Ok. Oh, bello dorato. Qui raga, è già iniziato l'impiattamento. Ah. Giustamente. Ma ci sta un po' di pollo. Cosa dici? Ah, però adesso abbiamo, vedi, il piano qua è tutto sporco. Vai, vai, pulito ora. Ma tutto buio. Ecco, stiamo uscendo con il piatto. Cioè, vi rendete conto? Ready? Yeah, oh che bello. Yes, qui la luce top. Sono stata promossa a... Reggi piatto. Che vita infame. Cioè comunque ho il re Salomone qua davanti, io sto reggendo un piatto per farti fare la foto. È il re. Ho girato il salmone al contrario. Io sul vestito ce l'ho. È un salmoncino timido. Sì. Yeah. Buon appetito. Buon appetito. Bene, possiamo togliergli... Oh, questo è bellissimo. Mm. Buon appetito! Alla fine la scelta è ricaduta su farina di castagne, farina di mandorle e farina di quinoa. È facile, per me fai 20-20-20 di qualunque cosa. Ok. Cioè nel dubbio tu fai 20-20-20. Non c'è spreco. Limone. La Vale sta anche preparando il tè matcha, su cui ho avuto poche speranze. La mia faccia quando me l'ha detto, facciamo il tè matcha, io. Proviamo. Ok. Secondo me è malissimo. Cioè, sa di erba. Altro che gusto terra, questo è proprio gusto prato. Direttamente, esatto. Cioè, direttamente dal, dai campi, in marcia con furore. Ma... Oh mio Dio, sono suicidata. Sei viva? Stai lì, tutta camera, non ti emozionare. Vale, ti dico, io ho fatto un bordello su sto tavolo. Non ti preoccupare. Cioè... Il carbonato l'hai già messo, Silvi? Sì. È venuto troppo liquido. Se mi dici dove erano? Li guardo, nei mattolini. Quelli lì nella scatola bianca. Cambia. Io ce li metto spesso, che hai i tamponi che mi attivi. Epic fail del pancake a casa della Valle. Ah, secondo me l'ha fatto lei apposta per farmi sfigurare. Quindi.
questa fighissima piastra dove l'hai comprata? Da Zodio. Zodio? Sì, No, io sono tipo da Casanova. Quando sarai milanese, ti porterò da Zodio. E ci perderai. Tutti i food blogger vanno lì. Assolutamente, sì. È il ritrovo. I saldi da Zodio tirano più dei saldi di Zara. Ma ci pegano un attimo che ci vanno. Sì, questi sono ideali quando hai fame la mattina e non hai voglia di aspettare. Ma è una figata sta roba. La seconda onda. Ora ditemi in quanto mi state dando. Io ti faccio colazione con i pancake della Vale. Cioè, in realtà questi sono quelli che ho fatto io, infatti sono un po' smonci. Questo non lo lasciamo. Dai con il secondo giro. Questi sono venuti molto meglio. Pancake Towers. No, Pancake Towers. Top. Pancake Towers. Deve partire anche la musichetta. Pancake Towers. E grazie al pentolino salva impasto liquido. Troppo liquido. Vada là. 13 Pancake Towers. Yeah. Io qui è dove li rovino. Voilà. Olè. Ora si mangia. Ora faccio le foto. Non lo sapevo io. Hai imparato in Giappone a farlo? No, dove vado a fare le degustazioni di tè? In realtà dovresti. Tu fai le degustazioni di tè? Sì. Farsi disegnare degli otto. È un po' più impegnativo. Questo? Sì. Ora puoi smontare e mangiare. Ora raga, si passa da Instagram alla vera realtà, come la vita. Metti tutto qua e magna. A caso. Abbiamo ancora della crema volendo. Vedi, per me questo è Instagram agile. No, non è mica brutto. Sai che in realtà i primi pancake che ho fatto li ho fatti a Jimmy? Mm. Li ho fatti così. Grande Vale. Raga, era una cosa fenomenale. Cioè, fare colazione altri 100 volte. La colazione è il pasto più buono della giornata. Solo la Vale può fare delle insalate che non sono dei mappazzoni. Cioè, guardate la sua. Cioè, io boh. La mia sarebbe, sì, butta tutto lì e mescola. A volte mescolo anche con le mani, pensa a te. Più pratico. E queste mi sembrano proprio delle uova alla fashions. Vado? Dai. Tac. Ce l'abbiamo. Grande Vale. Come mi vizia. Sto lasciando casa della Vale che mi ha accolta per questi 2 giorni. Grazie Vale. Torna presto. Adesso la devo far andare via. Sì, una zanzarina. Devo andare agli allenamenti di Adidas Runners. Anche oggi 4 stazioni. Primo, bicicletta di coppia. Secondo, apri e chiudi con l'elastico destra e sinistra. Terzo, isometria con l'elastico. E quarto, squat con scaletta in mezzo. Secondo circuito, esercizio culo, che prevede un crunch. Poi il plank con tap laterale. Qui le spinte con l'elastico in mezzo. Allenamento Adidas Runners completato. Ora ritiro il pranzo che mi sono ordinata qui in centrale da Fit Food e salgo sul treno. Yeah. Ciao, grazie mille. Grazie, ciao. Vi faccio vedere il mio setup. Masterchef Australia, doppia dose di Fit Food perché ho fame. Qui abbiamo tonno, avocado, riso, zucchine. Basta. Cuffie e
Questo è un burro cacao che mi ha regalato la Vale, anzi ve lo faccio vedere. L'ha preso da Sephora ed è al kiwi ed è tipo scrub, quindi lascia queste palline, quindi per questo. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate quello che volete. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!